No, no, vai. No, abbiamo già una piccola disputa. Prego. È mio. Su chi si siede a destra e chi a sinistra, il presidente Renzi ha detto no, no, è Valls che si... Una bella gara su chi è più di sinistra o chi è più di destra? Eh no, adesso però ve lo devo chiedere. Presidente Valls, può forare un attimo l'audio? Io sono di sinistra, sì. E abbiamo allora invece un problema con il presidente Renzi. Voi me mi sentite? Io sono molto più di sinistra di Manuel, che è una bella sfida. Allora, intanto si sono già presentati da soli i miei ospiti, no? Essendosi detti entrambi di sinistra, cercheremo di capire che cosa vuol dire essere di sinistra oggi, ma come potete immaginare ci sono molti altri temi che affronterò con i miei due ospiti, dalle riforme che entrambi i paesi stanno cercando di portare in porto, all'Europa, all'immigrazione, ai nuovi populismi, alla mobilità sociale, quindi cercheremo di restare nei tempi. Oggi non c'ho neanche l'orologio, qualcuno mi dirà a un certo punto, ma che ore sono, Presidente? Sono le 3:10. Allora, il Presidente Valls, tra l'altro, parla italiano perfettamente, però non so se vorrà, forse qualche risposta ce l'avrà in italiano, qualche risposta invece in francese. Comunque funziona la traduzione sia dal francese all'italiano che dal francese all'inglese. Allora, mi rispondete, comincio con lei, Presidente Valls, su cosa vuol dire essere di sinistra oggi. Lei ha detto recentemente a Monaco, se non erro, che occorre superare i dogmi della sinistra. Quali sono questi dogmi? Je vais faire en français. Comme vous voulez. Le débat, la question, c'est sur le réformisme. Et donc se pose la question des dogmes. D'un changement graduel, un compromis incertain. Et le réformisme semblait moins attractif, moins exaltant que l'idée de révolution qui permettait, elle, de tout changer, y compris l'homme. Le réformisme, pour ceux qui prenaient la révolution, c'était la doctrine des tièdes et des timides, alors que la révolution était l'apanage des courageux et des téméraires. Les réformistes voulaient s'accommoder du monde en le changeant à la marge. Les révolutionnaires, eux, aspiraient à le changer de manière virile et totalement. Et si j'en viens à rappeler cela... Mi scusi, Presidente, la interrompo, sì? Per capirci. Mi dice il dogma più importante della sinistra che la sinistra moderna, riformista, dovrebbe superare? Almeno quella francese, parliamo della sua. Sì, è la francese, ma anche la italiana, perché sì, ricordo questo, lo faccio in italiano, e perché i nostri due paesi, la Francia e l'Italia, hanno risentito appunto per molto tempo di questa visione peggiorativa del riformismo. E ciò non ha del resto niente di sorprendente in quanto i grandi partiti, predominanti della sinistra, il Partito Comunista in Italia e anche in Francia, sopra una dominazione intellettuale della gauche, notamente del Partito Comunista, sulla socialdemocrazia. E ça, c'est en train de changer, mais il reste des dogmes. Ce sont les questions de sécurité, ce sont parfois les questions d'immigration, la relation à l'entreprise, le rôle de l'État. Et ça, c'est ce qui est en train de changer depuis quelques années. À l'évidence avec Matteo en Italie, ce qui est en train de changer en France.
Presidente Renzi, lei è d'accordo con questa definizione di essere di sinistra oggi del presidente Valls e nella sinistra italiana, visto che lei si sente di sinistra, quanto è forte ancora questa visione che Valls chiama una sinistra più comunista, più dogmatica? Io sono molto d'accordo con Manuel e credo che la sua azione sia un'azione molto importante in Francia, insieme al presidente Hollande, per tentare di aprire una pagina nuova tutti insieme in Europa. Quanto è forte? Beh, il dibattito tra riformisti e rivoluzionari, come lo raccontava Manuel prima, è un dibattito che c'è sempre stato a sinistra in Italia. Cioè l'idea che i rivoluzionari scaldassero l'anima e poi perdessero le elezioni e che invece i riformisti avessero tutte le cose giuste da fare ma non riuscissero a entusiasmare il proprio popolo, è un'idea che ha caratterizzato, secondo me, 70 anni di storia a sinistra, a vario livello in Italia. Dare al riformismo un'anima, dare al riformismo una capacità di coinvolgimento, dare al riformismo la capacità di attrarre i sogni e il coraggio, la temerarietà, così l'ha definito adesso Manuel, nel nostro paese, è una sfida che è una sfida meravigliosa. Quanto sono forti i dogmi della sinistra? O meglio, di una Qual sinistra radicale? Qual è quello più forte da radicale? Beh, da noi quello del lavoro, dai. Quello del lavoro è stato il simbolo. Un anno fa io ero qui e c'era intorno al mondo del lavoro si giocava la partita principale, cioè si pensava di difendere il lavoro difendendo l'articolo 18. Per me si difende il lavoro difendendo un lavoratore, non difendendo un simbolo che a 44 anni aveva già mostrato il proprio limite. Se devo dirgli uno, gli dico questo. Poi naturalmente possiamo continuare. No, no, intanto mi basta questo, anche perché arriveremo alla riforma del lavoro. C'è qualcosa che invidia al Presidente del Consiglio Valls, lei? Manuel, a parte il modo con il quale parla le lingue straniere, perché ha chiesto se vuole parlare francese o italiano, se volete io parlo l'inglese e vi faccio una brillante lecture about the future of the world, ma... Manuel è una persona che io stimo molto. Attenzione, weil dann spreche ich auf Deutsch. Und Französisch und Englisch, whatever you like. Su quello vado a piacere, cioè vado proprio. Tanto no, no, vabbè. No, è che il linguaggio dell'economia del futuro non parlerà tedesco, parlerà italiano o francese, glielo garantisco. Quindi questo è il motivo per cui sono assolutamente certo che dobbiamo riprendere a parlare italiano e francese. No, battute a parte, stimo molto, ma non credo che l'invidia sia una categoria della politica, non per lui, non per me. Lo ammiro molto per come ha fatto il ministro dell'interno, per come sta facendo il presidente del consiglio, però sono qui per dire una cosa che adesso susciterà il panico. Manuel non soltanto è un ottimo politico e un cittadino europeo, che è una cosa meravigliosa, ma sono sempre colpito quando mi racconta la storia della sua famiglia, non soltanto la madre della Svizzera italiana o il padre grande artista, ma il nonno ha scritto l'inno del Barcellona. Ora, qui si pone un problema delicato di equilibrio politico-diplomatico, visto quello che sta per accadere a Berlino. Però vi voglio soltanto sottolineare che, circondato come sono da juventini, abbiamo sul palco anche il nipote del fondatore dell'inno del Barcellona. Gozzi non riesce neanche a cantare Juve storia di un grande amore, ecco, questo è il... Allora, insomma, siete fratelli gemelli anche per quanto riguarda la durata del vostro governo, poi su questo torniamo. Forse c'è Io duro 6 mesi in più, come governo. Cioè, non vorrei che mi mandasse alle elezioni a maggio del 17. Ah, no. Ecco. Dicevo che però avete cominciato. Ci sa mai, poi c'è il lancio di agenzia, si vota. Va bene, Sensi, così siamo a posto, non vorrei che lei ci fossero. Dal febbraio del 2014, lei dal marzo del 2014. Però c'è una differenza di non poco conto, Presidente Valls. Nel 2011 il Partito Socialista Francese, prendendo anche come modello il PD, Partito Democratico Italiano, organizzò le primarie, dove lei raggiunse un po' più del 5%. Quindi poi è stato chiamato da Hollande come...
al Presidente del Consiglio per cooptazione, mentre invece Renzi le sue primarie le ha vinte. In questo senso Renzi è più legittimato di lei? Si vous placez le débat sur un plan personnel, ça va devenir difficile. D'abord, il est plus jeune que moi, même si ça ne se voit pas toujours. Non, mais nos systèmes institutionnels sont totalement différents. Lui, il a une légitimité, notamment liée aux élections européennes. Per esempio, lui ce l'ha, ecco, ha questa legittimità, anche quella della sua formazione politica. Noi apparteniamo ad un altro sistema, io sono stato nominato dal Presidente della Repubblica e quindi la mia legittimità mi deriva dal Presidente stesso, ma anche dal voto di fiducia che mi è stato dato dal Parlamento francese. Però la cosa interessante, per fare in fretta, insomma, è che le idee che ho difeso sempre da anni in merito alla sicurezza, al rapporto della Francia con la sua storia, con la sua nazione o la sua repubblica, oppure le idee che ho difeso in merito al ruolo delle imprese, delle riforme necessarie, le idee che ho difeso anche in sede di primarie del 2011, che erano un modo non per vincerle queste primarie, ma di presentare il mio programma, ebbene tutto questo sono, diciamo, le stesse idee che oggi vengono attuate, concretizzate. Questo mi sta a cuore, e cioè che le idee che uno difende vengano poi diciamo concretizzate e corrispondano a quanto uno fa. E se sono primo ministro credo non sia un caso, è proprio perché in realtà ho impersonato la necessità di riforme in Francia. L'altro, secondo gli ultimi sondaggi, è più popolare del presidente Hollande. La imbarazza? No. No. Va bene. No, perché... No, perché, attenzione, perché chiamandomi presidente lei mi pone un problema. Sono primo ministro, quindi se uno mi chiama presidente poi la stampa francese che è qui presente può trarne delle conclusioni un po' frettolose, quindi... Presidente della Repubblica di Francia? No, mi piace essere primo ministro. No, lo chiedo perché siccome dicono che nel 2017 potrebbe in realtà essere lei il vero candidato del Partito Socialista Francese per le presidenziali. No, non siamo... Siamo... Nelle istituzioni francesi... Di sinistra, lei quello di destra all'interno del PS? Se dipende, ma... dipende dalle partite. Complementarietà che anche lei potrebbe trovare, Renzi, no? All'interno del suo partito, perché lei gioca solo il ruolo di destra e la sua sinistra l'ha messa a tacere quasi. Il Gruber è in gran forma, sono veramente triste perché essendo in pieno silenzio elettorale non posso parlare di questioni di politica interna, sono veramente desolato, mi creda, guardi, le avrei risposto volentieri, malheureusement... No, se però per la verità adesso qui stavamo parlando di destra e sinistra, non è che stavamo parlando destra e sinistra di campagna è politica, quindi insomma non me la metta così. La campagna elettorale è finita, no, sì. Al di là delle... ovviamente il sistema istituzionale francese e quello italiano sono diversi, entrambi comunque vedono nel primo ministro un ruolo con differenti ruoli basato sulla legittimazione del voto parlamentare di fiducia, anche nel nostro caso è la stessa vicenda. Io per esempio sono... non eletto come membro del Parlamento, non ho una legittimazione diretta da parte degli elettori per come funziona la Costituzione del nostro Paese, e da questo punto di vista quella è la fonte di legittimazione, il voto di fiducia che finché c'è ti manda avanti e quando non c'è più vai a casa. Quindi però per lei ci sarà comunque, che piaccia o no, un test politico che avrà un valore nazionale, che saranno le elezioni di domani, che sono regionali amministrative, ma bene o male, che a lei piaccia o meno, sarà considerata una specie di referendum pro o contro Renzi e le sue politiche? Beh, francamente no, nel senso che questo può essere stata una lettura che si è data sulle elezioni europee e che peraltro io non condivido, perché per me le elezioni europee hanno un grande valore per provare a cambiare la linea politica economica europea, che è la vera sfida sulla quale io mi sento ingaggiato, e dopo se vorrà ne parleremo. Cioè per me il punto centrale è cambiare la politica economica europea, ma le elezioni locali servono per le elezioni locali. C'è qui
il nuovo, nonché vecchio, sindaco di Trento, che ringrazio, anzi gli faccio gli auguri e in bocca al lupo per aver vinto le elezioni 2 settimane fa, Alessandro Andreatta, che ha vinto le elezioni e le ha vinte, non è stato certo un test nazionale, si è vinto Bolzano non è un test nazionale, si è vinto Aosta non è un test nazionale. Le elezioni servono a scegliere il sindaco dei prossimi 5 anni a Trento, le elezioni dei prossimi presidente, cos'è? Vabbè, del Veneto, quindi niente, lei no, a me interessa da dire, come andranno queste noi, regionali, questo, al governo non succederà nulla, rassicura gli italiani su questo. Gli italiani sono terrorizzati da sta cosa, lei se lo immagina, no? Sono tutti lì, che anche qui ci sono le facce, chissà come andrà domani l'elezione in Liguria, sì, sto ovviamente scherzando, voglio dirle una cosa però. Quindi non ci Gruber, saranno conseguenze sul suo governo? Gruber, le ho già detto che non posso parlare delle elezioni, le ho già detto che non c'è nessuna conseguenza, che sono elezioni regionali. Posso dire, guardate le dichiarazioni fatte fino a ieri e non cambiano. C'è una cosa però che voglio dire rispondendo alla sua domanda. Noi dobbiamo abituarci a considerare le elezioni per quello che sono. Le elezioni europee sono servite per provare a cambiare la politica economica europea. Se in Italia tutte le volte le elezioni servono a fare il sondaggio di gradimento sul governo, accade che mandiamo in Europa non persone che si occupano dell'Europa, ma persone che stanno lì semplicemente perché sono più o meno amiche del capo del governo o del capo dell'opposizione. Allora il mio è un appello, destra, sinistra, centro, sotto, sopra, tutti. Quando si fanno delle elezioni, io parlo delle elezioni europee così non sono nel silenzio elettorale, abituiamoci a pensare che il voto serve per quello per il quale si vota. E lo dico perché pensando a un anno fa, Tito ricorderà, eravamo qui sul palco esattamente la settimana dopo le elezioni europee. Rispetto a un anno fa cos'è cambiato? Alcune cose sono cambiate. Mi dica la più importante e poi comunicazione chiedo sulla flessibilità, piano Juncker, un clima che ha consentito nella sua indipendenza la Banca Centrale Europea di fare finalmente il QI che da 3 anni era un oggetto dei desideri. Se mi permette, per me punto molto importante, un approccio in cui si è smesso di chiamare patto di stabilità e si è tornati a chiamare patto di stabilità e crescita, cosa che peraltro i trattati prevedono, quindi si è cambiato un clima. Però per me questo, lo dico con molta chiarezza, non è sufficiente. Cioè il cambio di clima che c'è stato all'interno dell'Unione Europea e che per il bilancio italiano vale più o meno 6 miliardi di euro in termini di flessibilità, per me non basta. E la cosa di cui credo discuteremo nei prossimi mesi è che se l'Italia continuerà il percorso di riforme che ha iniziato, io ve lo dico fuori dalla metafora, ve lo dico in italiano, non in francese, noi in Europa nei prossimi mesi abbiamo tutto l'interesse a creare una discussione vera. Non dirò che andiamo in Europa a fare casino perché non è tecnicamente corretta, ma ci si avvicina, eh? Cioè l'idea che la politica economica europea continui ad essere basata sull'austerity, il rigore, in un momento nel quale noi abbiamo perso tutti gli indicatori a livello europeo, sono crollati rispetto all'America, all'Oriente, persino in alcuni casi all'Africa, è inaccettabile. L'Europa deve investire e invertire, deve investire sulla crescita e invertire la direzione di marcia. Questo è quello che da settembre, una volta terminate le riforme, l'Italia farà con una determinazione che non immaginate neanche. Ecco, intanto voi diciamo, l'Italia farà con determinazione una lotta all'interno dell'Unione Europea per avere meno austerità, però Renzi, le voglio ricordare, sono andata a ricercarmi adesso il dato, che la Francia l'anno scorso ha sforato il patto di stabilità con un deficit pari al 4,4 del PIL. Quindi il famoso tetto del 3% è andato a farsi friggere anche l'anno precedente. Peraltro il vostro governo prevede di rientrare solo nel 2017. Allora, per noi italiani invece è importantissimo. Loro hanno il debito molto più basso del nostro. Ma è solo 95, sempre una questione, no? Di debito pubblico che noi abbiamo molto più alto? Era per Manuel questa domanda, no? No, mi dica solo se grazie, siamo merci beaucoup, vous êtes vraiment un ami, eh? Grazie, lei è un amico, ma passarmi la domanda. È anche questo, però, e a questo punto mi dovete dare 30 secondi per dire una cosa sull'Italia. Un anno fa l'Italia era la malata d'Europa, insieme alla Grecia.
si parlava di Grecia e Italia. Adesso il quadro sta cambiando. Cosa penso? Che noi abbiamo il problema del debito, che però nasce da un circolo vizioso, cioè il debito pubblico italiano è alto. Da Maastricht in poi si dice che bisogna tagliare. Si taglia non sulla spesa corrente, si taglia sugli investimenti, questo è il problema della classe politica italiana. Tagliando gli investimenti la crescita ragionevolmente si abbassa, ma nel momento in cui si abbassa la crescita, ed essendo la crescita parametro del debito, cresce il debito e quindi di conseguenza in una sorta di circolo vizioso si deve di nuovo andare a tagliare. E non si taglia la spesa corrente ma si continua a tagliare gli investimenti. Sintesi, me l'ha detto Andreatta l'altro giorno a Trento, dico a Trento per non parlare di Firenze, di Milano o di Roma, nel suo comune Emanuel. Lui aveva iniziato nel 2009, quando ha fatto ottobre 2009, nelle elezioni quelle autunnali, lui aveva piano di investimenti di opere pubbliche del comune di Trento, 80 milioni di euro, corretto? Quest'anno c'ha un bilancio in cui il piano di investimenti è 24 milioni di euro. Voi capite che non bisogna essere keynesiani per dire che con questa riduzione devastante è ovvio che la crescita viene meno. E allora vengo al punto. L'Italia aveva bisogno di recuperare credibilità, perché in questi anni l'Italia non è stata credibile in Europa. Però il tetto del 3% resta per noi italiani. Ma non, guardi, non c'è il tetto del 3%, col fiscal compact il tetto quest'anno è al 2,6, e perché abbiamo fatto l'accordo sulla flessibilità. Il prossimo anno è all'1,8, cioè non c'è più il problema del 3%, c'è il problema del fiscal compact votato evidentemente a loro insaputa da tutti i partiti, non soltanto dal Partito Democratico, da tutti. Anche Brunetta, poi non se n'è accorto, lui a sua saputa succede, ai premi Nobel mancati succede questo. Allora, qual è il concetto? Brunetta, tu conosci Brunetta? Capogruppo di Forza Italia. Ma Brunetta alla senza, non la Brunetta, senza articolo. Un Brunetta. Economista. Vabbè, allora, e alla finisco, economista, ora non esageri, per piacere. Dunque, il punto e concludo qual è? L'Italia ha un problema legato alle percentuali, perché se noi avessimo il 4,4% di rapporto deficit-PIL, 4 siete, no? Siete scesi al 4,38 quest'anno, state scendendo, quindi state scendendo, il 4,4 è la previsione, ma è scesa. Se noi avessimo il 4, avremmo circa 25 miliardi di euro in più da investire tra riduzione delle tasse, io dedicherei la maggior parte a quello, e un po' di piano di investimenti. Però non lo possiamo fare perché abbiamo avuto in questi anni meno credibilità di quella che ha avuto la Francia sui mercati internazionali e nel livello europeo. Se recuperiamo credibilità, se facciamo un grande lavoro di riforme, io non dico che riponiamo in discussione quel limite lì perché avendo il fiscal compact è un problema, ma possiamo andare a chiedere, cari amici europei, siete davvero convinti che soltanto con l'austerity si vada avanti? Io penso che la politica tutta europea di questi anni abbia portato l'America a crescere e l'Europa a restare ferma in una situazione di stagnazione inaccettabile. Allora, questo mi porta a chiedere a lei, primo ministro, qualcosa su Thomas Piketty, che tra l'altro verrà dopo di voi, che nel suo il ha fatto una brutta faccia, non le piace? Dopo di voi non al governo, diceva qui, non qui. Allora, Piketty nel suo Il Capitale nel XXI secolo sostiene che il modo principale per ridurre le diseguaglianze è quello di spostare la tassazione dal lavoro alla rendita, creando una, diciamo, una tassa globale sul capitale fortemente progressiva. Questa è una ricetta che la sinistra europea e la sua sinistra potrebbe adottare? Mais en France, nous l'avons fait. Nous avons davantage. In Francia l'abbiamo fatto. Abbiamo cercato di appunto orientare la fiscalizzazione sul capitale con una maggiore imposizione del 40% circa dei capitali, però nell'attuale momento quello che stiamo attraversando ora si deve fare di tutto per sostenere gli investimenti soprattutto delle aziende, ma prestando anche la massima attenzione alle imposte che gravano sulle famiglie. Io conosco la teoria di Piketty, la conosco benissimo, in particolare le riforme fiscali che lui propone, però devo dire che in Francia le imposte
sono aumentate di 30 miliardi a carico delle aziende e delle famiglie con la destra al potere fra il 2008 e il 2012 e di 30 miliardi poi con la stessa sinistra, anche se non erano le stesse imposte, fra il 2012 e il 2014. Quindi sono molto prudente quando si tratta di pensare ad una riforma fiscale, perché con il presidente Hollande abbiamo deciso di ridurre il carico impositivo per le classi più povere, per la media classe francese, con 9 milioni di famiglie che oggi devono vedersi restituire un potere d'acquisto maggiore. A proposito delle imposte per le aziende o per le famiglie, dobbiamo essere massimamente prudenti. Per 3 anni abbiamo deciso di ridurre il costo del lavoro, la fiscalità sulle aziende di 40 miliardi di euro. Ebbene, oggi le aziende francesi hanno ritrovato un costo del lavoro che è più o meno identico a quello della Germania, perlomeno per quello che riguarda il comparto industriale. E quello che io vorrei è che ripartisse la crescita attraverso la competitività delle aziende e attraverso un maggiore potere d'acquisto delle famiglie. Naturalmente anche il calo del prezzo del petrolio vi contribuisce da un po' di tempo, per questo che abbiamo un tasso di crescita dello 0,6% da inizio anno. 0,3 che è lo 0,6, però 0,6 pour le premier trimestre. Sì, et sì. On verra une croissance nettement supérieure à 1% pour 2015. Mais je rejoins Matteo sur un point crucial. Des choses ont bougé en Europe grâce souvent à nos deux gouvernements concernant l'euro trop cher, grâce à la politique de la BCE et de Mario Draghi. Il y a le plan Juncker d'investissement, 315 milliards, il faut qu'il rentre vraiment dans les faits. Oui, et la priorité des priorités, c'est évidemment, il faut être sérieux sur le plan budgétaire, mais nous ne pouvons pas casser le retour de la croissance qui est beaucoup trop faible par rapport à ce qui se passe en Asie, aux États-Unis et même, pour reprendre l'expression de Matteo, en Afrique. Donc ça veut dire que la priorité des priorités, c'est l'investissement, la croissance, l'emploi et l'emploi des jeunes en Europe. Sinon, l'Europe sortira de l'histoire parce que les populismes gagneront sur l'idée qu'au fond, l'Europe n'est pas capable de répondre aux aspirations des ouvriers et des jeunes. Donc c'est ça le point principal. Credo che su questo tutti siamo d'accordo, il problema è di come si può fare tutto questo. Aspetti un attimo, scusi, ho ancora una domanda per lei. Lei ha detto tutti no, e io condivido. Vabbè. Tutti no, ha totalmente ragione Manuel. Questo va ben tatuato nella mente di qualche nostro collega europeo. Allora. Indovina chi? Non lo so, chi? Sono in silenzio elettorale. Vabbè, adesso ci arriviamo. No, aspetta, le vorrei chiedere una cosa. Siccome... No, ceux qui croient que seuls les ajustements budgétaires permettent de sortir de la crise. Si on continue à penser... A pensare che soltanto gli adeguamenti di bilancio ci consentiranno di uscire dalla crisi economica, finiremo col fermare qualsiasi ipotesi di crescita, persino l'idea di Europa verrà bloccata. Guardate cosa succede in alcuni paesi, anche nel mio. I populismi, ma quindi state dicendo entrambi che è Angela Merkel, la cancelliera tedesca, quella che pone l'accento troppo forte sul rispetto budgetario, sulla lei sa che noi abbiamo vinto le elezioni europee lo scorso anno essendo gli unici a non parlare male della Germania. Tutti parlavano male della Germania, tutti individuavano in Angela Merkel la responsabile della crisi in Europa, cosa che è falsa. Invece Angela Merkel è responsabile della crisi e la mancanza di riforme. Io faccio un ragionamento leggermente più ampio in 12 secondi e mezzo. Tu c'hai la Polonia dove hanno vinto i nazionalisti, c'hai la Spagna dove non è chiaro che cosa potrà accadere, a partire dall'ipotesi di un governo non maggioritario, comunque un governo di coalizione. Hai la Grecia che sta nelle condizioni in cui tutti noi sappiamo che la Grecia si trova, hai il Regno Unito che ha la richiesta di riflettere sull'Europa che verrà, non entro nel merito. Questa discussione è fantastica, questa possibilità che si apre, cioè vorrei essere chiaro, non è fantastico ciò che sta avvenendo, ma la stagione che si apre è una stagione dove si possa finalmente chiudere il periodo del passato e ragionare. Siamo sicuri, come dice Manuel, che per vincere il populismo non serva avere un'idea diversa di Europa capace di crescere con maggiore intensità? Ma quando è stato fatto Lisbona? Lei lo conosce meglio di me, ma quando è stato fatto Lisbona?
all'inizio del secolo, quando nel 2000 si sono dati gli obiettivi di Lisbona, cosa si era detto dell'Europa? Si era detto che l'Europa avrebbe dovuto essere il continente più all'avanguardia nell'innovazione, nella conoscenza, la guida della crescita nel mondo. È accaduto questo? Siccome gli obiettivi di Lisbona erano ventennali e ne sono passati 15, dopo tre quarti, come direbbero quelli bravi, dopo il 75%, a che punto siamo dell'implementazione? Io glielo dico in modo franco, per me Lisbona ha fallito, perché il grande sogno di un'Europa che fosse guida nel mondo non ha funzionato. Allora, vogliamo affrontare per i nostri figli l'idea di quello che accadrà da qui al 2040 e avere un modello centrato, come ha detto Manuel, su una crescita che non sia crescita senza occupazione, sull'innovazione, sul talento, sulla qualità? Questo è il punto centrale. Presidente, e su questo il modello di sola austerità ha oggettivamente fallito. Benissimo. Non si può negare il fatto che l'Europa, che si basa soltanto sul rigore budgetario, è un problema. Allora, non ci vorrebbero però delle riforme più stringenti sulla finanza e il mondo della finanza speculativa? E chiedo a lei, Primo Ministro, siccome il suo presidente Hollande il 22 gennaio del 2012, quindi era in piena campagna elettorale presidenziale, ha dichiarato: il mio avversario è il mondo della finanza. Intanto le chiedo se è ancora così e poi le chiedo se si può essere oggi di sinistra senza fare una vera battaglia contro i danni della finanza speculativa. Le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica in occasione di un meeting di campagna elettorale sono ancora attuali. Se c'è stata la crisi del 2008, è innanzitutto una crisi di un sistema, ovvero quello finanziario, appunto. Della finanza è un avversario. C'è la deregulation. La deregulation del mondo della finanza e questa bolla immobiliare che c'è stata negli Stati Uniti con i subprime, sono questi i fattori che ci hanno portato alla crisi che ormai abbiamo vissuto dal 2008. E qual è stata la risposta? La risposta è stata quella di normare ulteriormente, questo vale per l'Europa, per tutto il mondo, quindi regolare la finanza, intervenire nei confronti del dumping. Vale, si stiano facendo delle regole più stringenti contro la finanza speculativa? Je pense qu'au niveau européen on a... A livello europeo, secondo me, sì, si sono fatti dei progressi. A livello internazionale, devo dire che ancora il sistema è molto fragile. Quindi il problema di questa finanza non normata o regolata è ancora un grosso problema e molto attuale. Però vedo qual è il tema del dibattito, che conosco peraltro a memoria, nel senso che è lo stesso che sentiamo anche in Francia. Che cosa vuol dire essere di sinistra? Si può essere più o meno di sinistra? Beh, essere di sinistra oggi vuol dire essere riformatori, essere progressisti, riformare il paese, riformare l'economia e intervenire anche sui diritti sociali. Centrale, sì, no, perché quando lei ha, mi scusi, ricordo solo, non so, no, lo scandalo Libor, la multa di 6 miliardi di dollari comminata a 5 banche planetarie, tra l'altro un trader di Barclays ha detto if you aren't cheating you are not trying, quindi in sostanza se uno non imbroglia non sta neanche tentando di ottenere dei risultati, che non è, diciamo, un bel esempio da seguire, ed è per questo che per voi riformatori di sinistra è fondamentale trovare un modo, grazie mille, grazie. Eccoci qua, no? Non si è ben capito a livello, lei dice in Francia è stato fatto qualcosa, in Italia è stato fatto qualcosa su questo fronte, Renzi? E lei è d'accordo sul fatto che è la finanza che è l'avversario? La finanza speculativa? La finanza è per definizione speculativa, quindi noi non possiamo immaginare la distinzione che pure anche noi spesso abbiamo fatto tra finanza buona e finanza cattiva. Prendendola dall'attualità, nella Firenze del 1200 la finanza ha cambiato la storia dell'umanità, coniando il fiorino ma soprattutto giocando su un sistema bancario che ha permesso di fare la cultura, che ha permesso di fare le opere d'arte, che ha permesso di far studiare i ragazzi, che ha permesso di cambiare totalmente l'economia, perché era a servizio dell'economia reale. Nell'America del 2008, quella a cui faceva riferimento adesso Manuel, la finanza diciamo di Wall Street, al di là del fascino di DiCaprio nel fare il protagonista, la finanza di Wall Street, dei film di Hollywood, è una finanza che si è preoccupata semplicemente di fare soldi per i soldi e non di fare
soldi per l'economia reale. Allora il punto è uscire dal dibattito ideologico e entrare nel merito. Noi abbiamo alzato la tassazione dal 20 al 26% sulle operazioni, su alcune operazioni finanziarie, e abbiamo abbassato la tassa sul lavoro eliminando il costo del lavoro dall'IRAP. Perché? Perché in Italia ancora era più bassa la tassazione sulla, diciamo genericamente, non è corretto, i professori che sono qui adesso poi mi rimbrotteranno, ma diciamo in generale si è abbassato la tassa sul lavoro e si è alzato le tasse sulla finanza. Ma un sistema finanziario che funziona per noi è fondamentale. Lasciatemelo dire qui, in Italia il sistema finanziario deve essere incoraggiato a funzionare meglio, a partire da, per esempio, il mercato della borsa e della borsa dei capitali, in un momento come quello che stiamo vivendo. Io preferisco che le aziende italiane si quotino e vadano dentro il mondo finanziario a giocare con meccanismi di trasparenza, di apertura, che non il sistema del capitalismo di relazione tutto intrafamiliare, che ha sicuramente fatto un pezzo di storia in Italia, ma che ha anche distrutto alcune prospettive e alcune opportunità. Preferisco la borsa al capitalismo di relazione. Quindi non dobbiamo entrare in un dibattito ideologico. Qual è il punto di merito? No, qui c'è poca ideologia. Qual è il punto? Beh sì, perché il tema finanza in quanto tale evoca naturalmente le passioni brade di ciascuno di noi. L'elemento chiave in Italia è che noi in questi anni non ci siamo più occupati dell'economia reale. Per cui se tu hai avuto le realtà finanziarie, le banche, diciamo così, o le fondazioni bancarie che entravano nel capitale dei giornali, che avevano il 2% con patti di sindacato dentro tutte le principali istituzioni, che giocavano in una dinamica di relazione, a tenere bloccato il sistema più della politica. Perché io ho dato la colpa ai politici di tanti fallimenti, e parte del mio successo è anche il fatto di aver rotto con i politici di prima. Ma devo dire che c'è una responsabilità della classe dirigente nella crisi italiana, che è anche della classe dirigente economica. Fatemelo dire al Festival dell'Economia. Nessuno si può sentire assolto dalla situazione in cui si è trovato il paese, perché una parte importante del gruppo dirigente ha pensato di gestire i giochi finanziari in una dinamica di relazione tra singole realtà, singole persone, singoli gruppi, e lontano dalle esigenze dell'economia reale. Conclusione, il punto centrale è sicuramente, per me la finanza non è il nemico, come non è per Manuel, come non è sicuramente per François. Il punto centrale è che la finanza, che si è preoccupata soltanto di fare soldi per soldi alla fine della prima decade di questo secolo, del 2008-2010, negli Stati Uniti e non solo, ha distrutto un pezzo di economia che adesso deve essere messo in condizioni di ripartire. Ma la sinistra è sinistra non se fa i convegni nei salotti con le tartine al salmone e parla di lavoro, ma se crea posti di lavoro. Io sono andato l'altro giorno a Melfi, una fabbrica meravigliosa. Scusi se la interrompo, la ricetta per creare posti di lavoro è di pagarlo su Melfi, meno? Bellezza, come? No, ero in una fase di, ero in una climax ascendente. No, perché qua Melfi, vedo lei gestualmente mi ha prestato il suo orologio e vedo che il tempo sta volando, ma diciamo, per la sinistra che lei rappresenta, la ricetta per creare lavoro è quella di pagarlo di meno? Dov'è che si paga meno il lavoro in Italia dopo le nostre riforme? Da nessuna parte. Si dice all'imprenditore di pagare meno il lavoro, nel senso che per il costo del lavoro per l'imprenditore è diminuito attraverso l'eliminazione della componente lavoro dell'IRAP. Ma al lavoratore non soltanto non è stato toccato un centesimo, ma con l'operazione degli 80 euro a 10 milioni di italiani che guadagnavano meno di 1.500 euro si sono dati più soldi. Io non credo che il modello italiano sia abbassare il costo, abbassare l'incasso del lavoro, esattamente l'opposto. Sì, però è quello che concretamente sta succedendo da tanti anni. In Italia no, scusi. No, anche in Italia. Chi vuole c'è lavorare un modello che in alcuni paesi, in Spagna casualmente, e ha contratti a tempo determinato, deve accettare spessissimo delle condizioni di lavoro che sono... Il tema è che con la riforma del contratto di lavoro a tutele crescenti, quello che sta accadendo, poi c'è Boeri, non posso sbagliare i numeri, se no mi mazzola e mi corregge il presidente dell'INPS più che il direttore del Festival dell'Economia. Però andiamo nel merito. Cosa sta accadendo con la riforma del lavoro?
Qualcuno dice che stanno crescendo i lavoratori, qualcuno dice guarda non crescono ma soltanto si trasformano da lavoratori precari a lavoratori stabili. Io ovviamente punto a che i lavoratori crescano, ma se ci limitassimo a dire che chi aveva un lavoro precario oggi ha un contratto a tutele crescenti, questa considerazione appena fatta da Lilly Gruber sarebbe fortunatamente, con consenso anche di Lilly Gruber, smentita. Cioè, se io ho un contratto di lavoro precario e mi dai un contratto di lavoro a tutele crescenti, che significa ferie, che significa mutuo, che significa malattia, maternità, se io ho questo diritto in più, ah, certo. È chiaro che sta cambiando. Dovremmo però aspettare un po' di tempo per capire se questo è così. La Spagna ha fatto un modello di riforma in cui ha abbassato il costo del lavoro, ha abbassato l'incasso, che è una cosa diversa. Anche negli Stati Uniti, per la verità. Averla la disoccupazione americana, mettere la firma. Eh sì, però la disoccupazione americana è diminuita anche perché hanno diminuito molto i salari, questo è uno dei dati, però adesso non parliamo degli Stati Uniti. Io pagherei per avere la crescita che ha avuto Obama in questi anni. Se l'Europa avesse avuto la crescita che ha avuto Obama, se anziché continuare a star dietro soltanto all'austerity, si fosse fatto un piano di investimenti come quello che ha fatto Obama, si fosse fatto un lavoro sulla crescita come quello che hanno fatto gli americani, oggi la situazione italiana sarebbe con meno disoccupati. Sono pronto a mettere la firma, che ne dicano gli economisti, penso che gli economisti sarebbero d'accordo. No, tu guardi, tra l'altro c'è per l'appunto un Nobel come Paul Krugman, no, che sostiene che senza forti investimenti pubblici non c'è ripresa, neanche crescita. Quindi voi però siete Krugman, entrambi impegnati in una forte spending review, anche lei, primo ministro Valls, no? Voi dovete tagliare spese per 19 miliardi di euro, più o meno, 10 nella sanità pubblica? Ma come si fa a spendere così tanto e poi contestualmente essere capaci di fare forti investimenti pubblici? La Francia ha tre problemi da affrontare, almeno tre. Un livello di spesa pubblica molto elevata, il 57% del PIL, con un'altra storia naturalmente, perché la Francia si è costruita attorno allo Stato, abbiamo 5 milioni di funzionari di Stato e peraltro proprio quest'anno spenderemo molto, in effetti, ed è normale, per la nostra sicurezza ma anche per la nostra difesa, un 2% del PIL se ne va in difesa, che è utile alla Francia però anche direi a tutta l'Europa, soprattutto quando interveniamo in Africa, ad esempio. Comunque dobbiamo in effetti ridurre la spesa pubblica per ritrovare una certa capacità di investimento. Poi il secondo problema. La sanità pubblica, per esempio. Facciamo, secondo me, una cosa intelligente. In Francia non c'è stata una politica vera di austerity, la quale esiste quando si eliminano dei posti di lavoro, di funzionari, eccetera. Noi ne creiamo invece alcuni, per esempio nell'ambito della polizia, della giustizia, 2.500 da una parte e 2.500 dall'altra, e abbiamo un'intenzione di creare 60.000 posti di lavoro nelle scuole. Questa non è una politica di austerity, anzi è di controllo però della spesa pubblica, nel senso che evidentemente è troppo elevata. Poi, secondo problema, abbiamo una disoccupazione troppo alta da ormai molti anni, che galleggia o che va fra il 7 e il 10%, nel migliore dei casi 7%, altrimenti siamo sul 10%, e ormai siamo tutti abituati a convivere con questa forte disoccupazione, mentre invece deve essere eliminata per via delle riforme che abbiamo lanciato. Review non significa tagliare anche diritti e tutele sociali? No. Je pense qu'on peut. No, penso di no. Io penso che si possa ridurre la spesa pubblica pur mantenendo, diciamo, i valori del servizio pubblico francese, per esempio in merito alla scuola, alla sanità, ai servizi pubblici di prossimità. E poi il terzo problema, dicevo, è quello della competitività, nel senso che sono ormai 10 anni che il nostro paese ha perso competitività. Qual è, diciamo, il paese che era malato all'inizio del secolo? Diciamo, era la Germania, ma ha fatto grosse riforme, la Francia e la Germania nel 2004, per esempio, avevano domandato alla Commissione un ulteriore lasso di tempo per ridurre il deficit ed è stato concesso loro. E Gabriel ve lo ricorderebbe quello che è successo 10 anni fa in particolare. E la Germania ha lanciato delle riforme difficili con Schröder e la Francia invece con Chirac non le aveva attuate 10 anni dopo. Ecco che la competitività ovviamente della Germania è molto maggiore di quella della Francia e questo non beneficia nessuno, nemmeno all'Europa. Quindi il compito
del mio governo è quello di ridare appunto competitività alle aziende, prima di tutto attraverso una riduzione del costo del lavoro, una riduzione delle imposte, così come una riduzione delle tasse per le famiglie. Quindi rispondo a una delle sue domande: quando la sinistra individua un modo di controllare la spesa pubblica, un modo per ridurre il deficit pubblico, una maniera per creare molti lavori e ridurre le tasse soprattutto per le aziende perché ritrovino competitività, ecco che allora il sistema comincia a funzionare. Piuttosto che scusarsi, concludo, voglio lo stesso tempo di parola di Matteo Renzi, però se no me ne vado. Per par condicio. No, sto scherzando ovviamente. Piuttosto che scusarsi, a questo punto credo che ognuno debba prendersi le sue responsabilità, perché senza supporto alle aziende non si crea ricchezza, senza creazione di ricchezza non c'è lavoro e se c'è disoccupazione ecco che poi c'è spazio per il populismo, per un affermarsi di populismi ovunque e noi veniamo meno alla nostra missione pubblica. Lei avrà sicuramente letto nei giorni scorsi il Wall Street Journal, che è diciamo un quotidiano conservatore internazionale, ha detto che ormai è la Francia che deve imparare dall'Italia sul piano delle riforme. Lei cosa pensa che potrebbe imparare o prendere a esempio dall'Italia di Renzi e dalle sue riforme? Innanzitutto sempre tutti devono imparare dagli altri, anche se non leggo questo giornale tutti i giorni, devo dire che comunque sì, non è neanche la mia linea politica. Non importa da dove viene questo articolo. Comunque l'idea che il Paese ha bisogno di riforme, come dice Matteo Renzi, è vera e noi dobbiamo effettivamente adottare la stessa idea. Noi come popolo francese siamo tutti d'accordo per promuovere delle riforme, però bisogna spiegarne il perché, le ragioni, non solo perché l'Europa ce lo chiede, insomma. Non lanciamo delle riforme soltanto perché il Wall Street Journal vi chiede di farlo. No, lo facciamo, almeno Matteo ed io, lo facciamo perché crediamo che è veramente un bene per il nostro paese, per il nostro popolo, per i lavoratori francesi e italiani. Queste sono le cose. Uno non deve ispirarsi a chissà quale modello esterno. Osare fare delle riforme in paesi come i nostri, che hanno un ruolo dello Stato diverso, una storia diversa, è il punto centrale, perché senza riforme non si può progredire affatto. Quindi se c'è un esempio da seguire, tanto meglio. È quello per esempio che Matteo ha presentato con molto talento, molta buona volontà, ed è quello che noi stiamo facendo anche noi in Francia, partendo. Ma abbiamo già fatto molto in questo senso. Renzi sul lavoro intanto è accusato in Italia, soprattutto dalla sua sinistra interna, di avere fatto una riforma del lavoro di destra. Bienvenue au club, allora. Benvenuto nel club. Siete fratelli gemelli. Visto che il contratto. No, ma c'è un motivo naturalmente, la critica maggiore è stata all'abolizione dell'articolo 18, no? Che era l'articolo che impediva il licenziamento senza la giusta causa. Adesso ci sono altri tipi di tutele, ma insomma non sarà più possibile andare dal giudice e farsi reintegrare se si pensa di essere stati licenziati ingiustamente. E secondo Renzi il Jobs Act, così si chiama questa riforma, è quella più di sinistra che ha fatto il governo italiano. Secondo lei? Ma sono le riforme adeguate al mercato del lavoro italiano, che vanno nella buona direzione. Licenziare crea automaticamente più lavoro. La cosa che mi sembra massimamente importante oggi è. Allora. Licenziare, è più facile assumere questa riforma. Voilà. Questo qui è punto fondamentale. Questo è di sinistra. Qual è il problema? Appunto. Allora, qual è il problema che abbiamo oggi in effetti? È questo, cioè che la crescita sta un po' alla volta tornando. Abbiamo impegnato 40 miliardi di aiuti per le imprese, quindi la crescita comincia ad esserci, però le aziende continuano a non assumere. Ci può essere della crescita, però anche una disoccupazione crescente. È paradossale, ma è così. La nostra responsabilità quindi diventa di facilitare l'assunzione e di rimuovere questa paura che troviamo ancora nelle piccole e medie imprese, che pensano che l'assunzione possa comportare dei problemi a lungo termine, non solo per licenziare certi lavoratori, ma
perché magari avranno problemi, che ne so, di diritto del lavoro da rispettare, eccetera. Quindi bisogna semplificare le cose, introdurre una maggiore flessibilità, soprattutto per le piccole e medie imprese, perché sono queste dove diciamo abbiamo l'80% della forza lavoro o degli attivi francesi. Nelle piccole e medie imprese. Delle risposte, le 35 ore settimanali in Francia scompariranno dal 1 gennaio 2016? No. Non vanno pas disparaître. No, 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 l'orario di lavoro legale è di 35 ore, la durata effettiva è di 38-39 ore, quindi non apriremo tutto un dibattito, una discussione sul contratto di 35 ore. Esistono tutti i provvedimenti necessari e tutta l'elasticità necessaria, nessuno ha mai rimesso in discussione questo orario di lavoro, perché oggi ci sono stati diversi aggiustamenti di tipo giuridico che consentono oggi in effetti una maggiore flessibilità a livello aziendale. Però mi scuso. Io veramente vi chiedo di non leggere tutti i giorni il Wall Street Journal, per piacere, e soprattutto non... No, écoutez, anche il New York Times, la France, e anche Le Monde. No, no, ma mi ascolti, non raccontiamoci storie. L'Italia e la Francia appartengono al G7, non solo perché sono paesi che hanno una grande storia dietro, una grande cultura, che contano nel mondo, ma perché sono anche delle grandi economie. Se noi in effetti insieme realizziamo la Lione-Torino, non è soltanto perché vogliamo facilitare, diciamo, i nostri contatti fra me e Matteo nei prossimi anni, ma è perché l'Italia del Nord è veramente molto dinamica e la Francia non vuole che tutti gli scambi vadano verso il nord dell'Europa, ma possibilmente siano utili anche al vostro paese. Noi siamo la seconda economia del continente europeo, la quinta potenza economica del mondo, e quando leggo il Wall Street Journal oppure leggo quello che dicono della mia formazione politica, che è di minoranza, eccetera eccetera, a me sembra che stiano parlando di un paese che non esiste. No, noi siamo un grande paese sul piano economico, ma che ha bisogno assolutamente di riforme, e queste riforme dobbiamo farle insieme, noi e gli italiani, per imporci sulla scena europea a favore della crescita. Quindi dobbiamo finirla con questa visione assurda dell'economia. Il problema non è soltanto il nostro in Francia, ma è un problema europeo di uscire da questa logica che è stata quella del conservatorismo, dell'austerity a tutti i costi, per ridare invece forza alla crescita, all'occupazione. Questo è l'argomento vincente, non è sapere se vanno applicate delle ricette che sono quelle magari dei liberali, dei liberisti meglio, che in alcuni paesi hanno comunque portato a delle catastrofi. Io, se sono di sinistra, è perché credo alle mie ricette, non alle loro. Bene. E allora, E io adesso vi parlerò della politica interna italiana, visto che non ne può parlare lui, ne parlo io, no? Le elezioni di domani. Oh, ah, senta. Allora, fermo restando che le volevo ricordare che appunto io cerco di informarmi un po' a largo raggio, uno, due, che naturalmente le mie domande non sono dettate dalla sua sinistra minoritaria all'interno del Partito Socialista. Cerco di fare semplicemente delle domande, forse anche quelle che si pongono i cittadini comuni. Ma a proposito di politica interna italiana, lei sa che ieri la Commissione Antimafia, la Presidente Bindi, quindi a poche ore dal silenzio del voto e a 24 ore praticamente da un voto che viene ritenuto importante, ha dato la lista dei cosiddetti impresentabili, tra cui c'è anche il candidato alla regione Campania del Partito Democratico, che si chiama De Luca. E la Bindi è un'avversaria all'interno del Partito Democratico di Renzi, e lo stesso Renzi pensa, non lo dirà qui questa sera, ma che si tratti in realtà di una vendetta all'interno del partito. Siamo sul tema specifico dell'economia e della mobilità sociale. No, siamo proprio sul core business del festival. No, è perché il primo ministro Valls si è offerto di dire qualche cosa sulla politica interna italiana. Ma lei che impressione fa una cosa di questo genere? E il Partito Democratico di Renzi avrebbe dovuto vigilare di più per non avere un cosiddetto impresentabile in questa lista stilata dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta Antimafia, o questa Commissione Parlamentare non doveva occuparsene? Se non rispondi tu, la fa Krugman questa domanda, poi poi il gettito. No, mi dica solo, magari non... No, ma c'è lui la...
Io ho letto stamattina il giornale La Repubblica e c'era una bellissima intervista dove tra l'altro io ho risposto al giornalista cercando di parlare degli argomenti che in realtà oggi ci occupano. Comunque io penso che non ho dubbi, e Matteo lo ha dimostrato anche ultimamente, bisogna opporsi al sistema mafioso e al sistema della corruzione. Questo mi interessa e per il resto non entro in merito della politica interna, anche se mi sono divertito a leggere la vostra politica che mi appassiona. Usa musei e poi non rispondete alle domande. Lei non è... Certo. Senta, Presidente Renzi, io so che siamo... Presidente Renzi, io so che siamo in silenzio. Silenzio elettorale. Sa cosa ha detto una cosa importante? Ma siccome i giornali oggi scrivono che anche lei è convinto che questa mossa della Bindi sia in realtà una vendetta interna, una resa dei conti all'interno del PD, che anche lei sarebbe Volevo convinto... riprendere questa riflessione del Wall Street Journal per dire... ma lo dicono tutti i giornali oggi? No, gli ho già detto che non apro bocca sulle questioni di politica nazionale perché se uno proclama la legalità, noi siccome siamo in prima linea sulla legalità, perché la legge contro la corruzione... La legge per reintrodurre il falso in bilancio, la legge per introdurre il reato di autoriciclaggio, la legge sui reati ambientali, legge più dura contro la mafia. Però De Luca non andava candidato. Siccome questo è qualcosa che sta nei fatti, io parlo di questo. Tutte le questioni che riguardano la campagna elettorale delle regionali è un tema che per me si è chiuso venerdì ore 23:59. E quindi, voglio dire una cosa, e quindi però, scusi, il suo ammorbidimento sulla riforma della scuola, no? Lei ha detto che è migliorabile, eccetera, eccetera, e tanti hanno detto sì, adesso Renzi, prima delle elezioni, dice che si può cambiare. Io su questo, guardi, sinceramente... È migliorabile la riforma della scuola? Sì, assolutamente sì. La differenza è che la riforma della scuola è una riforma nella quale non abbiamo detto al Parlamento prendere o lasciare, cosa che abbiamo detto sulla legge elettorale perché era il tentativo di allungare ulteriormente la discussione. Quindi sulla legge della scuola siamo pronti a discuterne, è un tema complicato e delicato, però è anche un tema chiave dei prossimi anni. Però mi permette di dire soltanto una cosa rispetto alle riforme, perché Manuel, nel suo intervento che condivido dalla A alla Z, ha citato il 2003, quando Chirac era il presidente della Repubblica francese, Schröder era il cancelliere tedesco e la presidenza di turno dell'Unione Europea era a Berlusconi. Che ridete? No. È accaduto, in Italia ha governato Berlusconi a lungo, cioè, e l'avete anche votato molti di voi, quindi cioè, non è un punto, perché sennò sembra che qui Berlusconi sia. Berlusconi è stato votato per 10 anni, Berlusconi è stato alla guida di questo paese più di Andreotti, più di Moro, più di Fanfani e più di De Gasperi. Quindi smettiamo di fare battutine su questo, perché questo è un dato di fatto, io non l'ho mai votato, altri sì, e quindi ci vuole rispetto. Bene, in quella fase lì, 2003, la Germania ha chiesto di sforare il 3%, la Francia ha chiesto di sforare il 3%, l'Italia, il mondo alla rovescia, ha consentito, come presidenza di turno, di sforare il 3% alla Germania e alla Francia. Questi sono i fatti, perché poi noi ce li dimentichiamo. Se l'Italia avesse avuto in quegli anni lì la forza di fare allora il Jobs Act, non avremmo la disoccupazione giovanile al 43%. Se l'Italia 10 anni fa, anziché passare il tempo a perdere opportunità e occasioni, avesse fatto la riforma della pubblica amministrazione, del fisco, della giustizia civile, oggi non saremmo un paese che da 20 anni cresce con percentuali da prefisso telefonico e che negli ultimi 3 anni ha fatto crescita negativa, che poi la decrescita felice è felice soltanto per quelli che non ci stanno in quel paese, perché quando un paese, noi siamo da 3 anni in decrescita, vorrei comunicare che è felice soltanto per chi sta all'estero, chi sta in Italia ha un problema, lo sa perfettamente. Allora, questo è il punto chiave dell'Europa di questi anni. L'Italia ha perso la sua occasione, Manuel dice anche la Francia, non tocca a me giudicare. Ciò nonostante siamo due grandi paesi, loro hanno la seconda economia dell'Eurozona, noi la terza. Loro sono un grande paese, una potenza nucleare nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, noi abbiamo comunque dei numeri che fanno del nostro paese un paese che ha una chance straordinaria. Quello che vorrei dire è che nel mondo piatto e globale che si sta aprendo ci sono 800 milioni di nuovi consumatori che da qui al 2020 entreranno nel mercato globale. Sta gente qui chiede bellezza e qualità.
Quindi chiede Italia e Francia, metto in quest'ordine, mi permetterai Manuel, senza offesa, chiedono bellezza e qualità, chiedono prodotti di alto livello, chiedono possibilità per l'Europa di essere leader. Quando io dico che noi dobbiamo uscire dalla dinamica tutta tafazziana, tutta interna nostra, tutta negativa, in cui siamo soltanto un elenco di problemi, non sto facendo un generico invito all'ottimismo, non sto facendo terapia di gruppo, non sto facendo un gruppo di autoaiuto, sto dicendo all'Italia che se si ricorda di fare l'Italia, questo paese torna a crescere e avremo più posti di lavoro. Se invece passiamo il tempo a lamentarsi e a pensare, lo dico senza polemiche con i talk show, anche perché come è noto Lilli Gruber è serissima e bravissima e come dire, è con tutti allo stesso modo, come tu hai visto oggi Manuel. Non è andando nei salotti televisivi a parlare di lavoro che si difende il lavoro. C'è una certa sinistra che va nei salotti, pensa di dire noi difendiamo il lavoro, difendiamo il lavoro, difendiamo il lavoro. La verità è che lei ci va molto nei salotti televisivi però. Certo, anche perché ci vado meno di quanto lei mi invita, peraltro, ma questo non è un problema. Lei sa che ha sempre un invito aperto. No, ora siamo un biglietto aperto. Uccellino mi ha anche detto che viene dopo le elezioni. Ma non mi riferivo a me, mi riferivo ad altri in questo caso. Quelli che vengono da lei a dirgli salotto. Il lavoro si crea nelle fabbriche, il lavoro si crea rimuovendo gli ostacoli per gli imprenditori, il lavoro si crea alla Fiat di Melfi, non nei salotti televisivi. E se la sinistra continua a pensare che il lavoro sia contro chi crea posti di lavoro, fa un errore storico. La sinistra deve tornare a dire, ha fatto un discorso bellissimo lui un anno fa, al, come si chiama, MEDEF, come si chiama, alla Confindustria francese, e lo ha spiegato meglio di tutti gli altri. Bisogna non aver paura di chi crea posti di lavoro. E se Sergio Marchionne crea posti di lavoro, non si può attaccare Marchionne perché sta antipatico. Bisogna dire grazie a una Fiat che finalmente smette di utilizzare la cassa integrazione e prova a investire sul mercato globale dell'auto. Questa è la differenza tra una sinistra che chiacchiera e una sinistra che fa le cose. Questo è il punto chiave. Hola. Non le... So già che lei è d'accordo. Io... Ho visto che ore sono e ho ancora un sacco di questioni, soprattutto sull'Europa che è stata invocata molte volte e dove ci sono un paio di temi che non possiamo non affrontare. Comincio con un paio di citazioni. Uno, con la citazione del fondatore, del presidente di questo Festival dell'Economia, Tito Boeri, che sostiene che stanno aumentando i divari tra i paesi in Europa e che in questo modo l'unione monetaria non può reggere. Allora intanto le chiedo, Primo Ministro Valls, se è così e chi ha la responsabilità politica di questo e che cosa si può fare, perché se questo lo mettiamo insieme a quello che ha detto Romano Prodi l'altro giorno, cioè che ci sono troppi segnali di disgregazione e che quando si leva il vento della disgregazione in Europa non lo ferma più nessuno. La disgregazione che è? Disgregazione, disgregation, on dit pas disgregation en français? Peu importe. Ho un marito francese, la Gruber chiedo che aiuto. Chiede a me una traduzione. Eh? Chiedo aiuto. Desintegration. La desintegration. Avete visto com'è utile avere un sottosegretario alle politiche europee? Gozzi sta urlando di lì. Ecco, allora, partendo da quello che dice Boeri, che non regge questa unione monetaria se continuano a crescere le diseguaglianze, ed è per questo che si cercano, che voi cercate di fare anche delle riforme scolastiche, immagino che aumentino una mobilità sociale positiva, che reintroducano un ascensore sociale, e che dall'altra parte Prodi, che dice questo vento della disgregazione ormai non lo ferma più nessuno perché è partito, cosa pensate di fare allora? Allora, innanzitutto ognuno nei suoi paesi, diciamo, ha le sue responsabilità, non tutto è legato all'Europa o deriva dall'Europa, anche se molto in effetti dipende. Prendo un esempio soltanto che è stato ricordato un attimo fa, cioè quello della scuola. Se ad esempio in Francia le disparità, le disuguaglianze in ambiente scolastico sono aumentate da 10 anni a questa parte, questo non deriva dall'Europa, ma semmai dai governi francesi che si sono così alternati al potere. Se oggi un figlio di un francese ha meno possibilità di riuscire di quello di 30 anni fa è perché il nostro sistema scolastico non funziona come dovrebbe, da cui le riforme che stiamo cercando di lanciare, che stiamo già diciamo realizzando, e lo faccio io con il ministro della pubblica istruzione con la massima fermezza e determinazione, e vado fino in fondo.
Ma neanche tanto, direi. Benvenuto nel club di nuovo. E anzi è curioso che vediamo gente di destra e di sinistra che in fondo si arrocca su certe posizioni di conservatorismo, e questo è anzi un dibattito tutto francese fra il progresso da una parte, il movimento, la riforma da una parte, e dall'altra coloro che vi si oppongono, che hanno paura delle riforme. Dopodiché naturalmente c'è anche quello che accade sulla scena europea. Ebbene, se vi è un qualcosa che secondo me è sinonimo di sinistra progressista, di sinistra efficace, performante, è proprio l'uguaglianza, la lotta alle disparità. È questo che determina, secondo me, la migliore definizione di quello che siamo e della politica che possiamo adottare. Poi ci sono una serie di strumenti possibili, ma dobbiamo stare attenti a queste politiche di bilancio economico, monetarie che sono state adottate finora, perché non devono continuare ad aggravare le disparità che esistono fra popoli, fra cittadini e fra paesi. L'Europa è un progetto, non è soltanto, come dire, un voce di bilancio o una dotazione di bilancio. Quindi attraverso le nostre politiche nazionali e attraverso le politiche europee dobbiamo riuscire a ridurre queste disparità, perché queste disparità o disuguaglianze diciamo che nutrono i populismi. Sondaggio di Eurobarometro, Presidente Renzi. In generale gli europei dichiarano di avere fiducia nell'Unione, sono il 37% della popolazione, poco. Gli italiani solo il 26%, ormai noi che eravamo primi filo europeisti, voi siete un po' meglio, in Francia circa il 40%. Uno dei temi che lascia più perplessi e che inquieta di più le nostre opinioni pubbliche rispetto alla gestione dell'Europa e quindi dei singoli paesi che vi fanno parte è la questione dell'immigrazione. Le chiedo, Presidente Renzi, lei è soddisfatto, abbastanza soddisfatto di quello che la Francia sta facendo per aiutare l'Italia, che è in prima linea sul fronte dell'accoglienza di migranti, di quello che sta facendo in questo momento, o dovrebbe fare di più? Lo vediamo il 26 e 27 giugno, quando si chiuderà l'accordo. Per adesso stiamo... No, i francesi hanno già detto che sono contro le quote. Mi permetta. Poi se vuole nel merito la posizione dei francesi penso la possa esprimere molto bene Manuel, che è qui. La posizione, per la prima volta questo è diventato un tema europeo. Cioè, cos'è accaduto dopo Mare Nostrum? Dopo Lampedusa? Dopo Lampedusa è arrivato Mare Nostrum. Cioè l'Italia si è messa in testa di risolvere i problemi da sola. È impossibile. Come puoi pensare di passare le settimane, i mesi e gli anni a salvarli, per di più in mare, che è il posto più pericoloso per salvare le persone? Adesso noi abbiamo tentato un'operazione leggermente diversa dopo quello che è accaduto un mese fa. Abbiamo tentato di cambiare la politica estera italiana. Prima di andare a chiedere ai francesi, tedeschi, gli europei, bisogna avere il coraggio di dire che quelli che dicono teneteli a casa vostra, a casa loro, dovrebbero ricordare che questo paese negli ultimi 15 anni ha avuto il più incredibile tasso di diminuzione di fondi per la cooperazione internazionale. Se li vuoi tenere a casa loro, devi fare progetti di cooperazione internazionale come fanno tutti gli altri paesi del G7 e tutti gli altri paesi del G20. Se vuoi davvero fare un investimento sul futuro, vai in Africa. Ma io sono stato il primo presidente del Consiglio dei Ministri a andare sotto l'Africa del Nord. Cioè, io forse non è chiaro. La visita che ho fatto lo scorso anno, Mozambico, Congo, Brazzaville e Angola, è stata la prima visita di un presidente del Consiglio dei Ministri al di sotto del Sahara. Ma vi sembra normale? Allora, facciamo un ragionamento nostro di investimento in Africa. Facciamo un ragionamento sulla Libia, come è doveroso fare. A quel punto si è detto: questo è un tema che riguarda tutta Europa, le modalità tecniche con cui questo avverrà sono ancora in fase di discussione, noi ne stiamo parlando con i rispettivi governi, io sono molto ottimista sul fatto che si trovi un buon accordo, ma anche quando troveremo un buon accordo il problema non sarà risolto. Se l'Italia vuole affrontare questo tema, uno, il 91% di persone viene dalla Libia. Finché non si risolve la Libia, non si risolve la questione immigrazione in Italia. Due, la
cooperazione internazionale, andremo a Addis Abeba il 15 luglio, deve vedere un cambio totale di prospettiva da parte dell'Italia. In questo i francesi sono stati molto più bravi di noi. Sarà il passato, la potenza. Perché più bravi? Perché la Francia ha storicamente, anche per ragioni diciamo legate alla propria tradizione, una presenza molto più forte, e anche alla lingua, ai paesi francofoni, ma non solo. Sì, però questo non mi scusi se è vero, lo interrompo solo un secondo, perché i francesi sono nel Mali, Chad, Niger, Mauritania, Burkina Faso, hanno questa operazione militare che si chiama Africa. Barkhane. Sì, però, e da lì tutta questa striscia sotto il Maghreb viene la maggior parte, o passa la maggior parte dei migranti, quindi forse anche lì i francesi potrebbero fare un po' di ma più. Ma non c'è ombra di dubbio che tutti insieme possiamo e dobbiamo fare di più. E non c'è ombra di dubbio che per una volta i paesi europei hanno accettato di fare un Consiglio europeo straordinario dopo ciò che è accaduto, che a voi può sembrare poco giustamente, ma che per noi è un elemento molto importante, perché nella burocrazia europea un Consiglio europeo straordinario significa che il tema diventa prioritario. Poi c'è un passaggio in più che però vorrei dire, anche se dobbiamo, come dire, senza entrare nelle dinamiche. Non ci vorrà l'unanimità, no, per queste decisioni, perché se ci vuole un'unanimità, è già perduta la battaglia, perché la Gran Bretagna ha già detto che è contraria, l'Olanda che è contraria. Se lei mi fa una domanda specifica, le dico che sono molto ottimista sul fatto che si troverà un punto di accordo, ma le dico allo stesso tempo che il punto di accordo non basterà senza l'assunzione di responsabilità da parte dell'Europa, che non c'è soltanto la frontiera orientale, non c'è soltanto l'Ucraina, non c'è soltanto il partenariato orientale, c'è un'area che parte dal Marocco e arriva fino alla Turchia, ne parlavamo a pranzo con Manuel prima, che è un'area che è strategica. Il Mediterraneo è il cuore dell'Europa, e se noi non siamo in grado di fare un investimento politico in quest'area non andiamo da nessuna parte. C'è però una cosa che voglio dire. Lo so che non conviene parlarne, che elettoralmente non se ne può parlare per mille motivi, ma questa non è considerazione elettorale. Quando è crollato quel barcone, che si è inabissato nel giro di poche ore, noi abbiamo preso un impegno di andare a verificare se davvero, come raccontavano i superstiti, vi erano, vi fossero stati dei cadaveri così numerosi come quelli che sono stati annunciati dai superstiti. Che erano circa 800. Sì, qualcuno dice 600, 700, ovviamente. Comunque, noi la stiamo facendo enorme. In modo... Ogni numero in meno è una persona viva, cioè, quindi non vorrei dare l'impressione di chiamarli per numero, andrebbero chiamati per nomi. Proprio per questo un robot della Marina Militare Italiana è andato a 387 metri di profondità, ha scattato delle foto, ha visto la situazione. E cosa ha trovato? Sono chiusi a chiave nella stiva, alcuni cadaveri si vedono dall'oblò. Io ho preso un impegno a nome vostro e che voglio confermare anche qui. Abbiamo secoli di civiltà alle spalle, e allora quelle donne e quegli uomini che sono delle storie, che sono una memoria da conservare, hanno diritto a una sepoltura. Noi andremo a recuperare quel barcone, lo porteremo in superficie, daremo una sepoltura a queste donne, a questi uomini, a queste sorelle, a questi fratelli, e nel dare una sepoltura io credo che facendo riemergere quel barcone, se vi fosse qualcuno in Europa o nel mondo che pensa di poter inabissare a 387 metri di profondità la propria coscienza, io sono certo che insieme la Francia e l'Italia andranno a dire: non si inabissa la coscienza, si deve vedere quello che è accaduto e si deve mettere il tema del Mediterraneo finalmente come priorità dell'Unione Europea. Chiarissimo, chiedo... Il Presidente del Consiglio Renzi mi ha tolto l'orologio e non so più neanche, so che dobbiamo fare in fretta. Non ancora, un momento. Presidente del Consiglio Valls, allora sull'immigrazione la Francia è contraria alle quote, ma siete favorevoli alla redistribuzione. Ci dice concretamente questo cosa vuol dire e come intendete concretamente aiutare l'Italia che è in prima linea? Prima questione. La seconda questione, voi fate una distinzione tra migranti economici, quindi quelli che scappano dai loro paesi perché poveri e alla ricerca di una vita migliore, e quelli che invece fuggono da guerre e persecuzioni. E si deve fare una distinzione, e i migranti economici andrebbero rimandati indietro? In telegrafico? No, in telegrafico no.
No, non sarò telegrafico. No, è il decimo festival dell'economia di Trento, giusto? Quindi per una volta abbiamo la possibilità di non essere telegrafici forse. E d'altra parte, adesso per rispondere alle sue parole vorrei approfondire questo punto. Ho detto prima che l'Europa ormai si trova ad un bivio. Innanzitutto è un progetto di civiltà. Per prima cosa è stata costruita per riconciliare i paesi dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è costruita sulla base di questo principio di riconciliazione innanzitutto fra la Francia e la Germania e fra i paesi che fino a quel momento si erano fatti la guerra e anche nei confronti dei paesi che hanno subito un regime dittatoriale, per esempio, ha integrato i paesi che hanno appartenuto al blocco sovietico, ha un progetto economico ma anche un progetto di società e adesso si trova di fronte a delle sfide gravissime, per esempio la crescita e la disoccupazione massiccia o poi la sfida ecologica e tra l'altro la Francia e l'Italia lavorano insieme per riuscire anche alla prossima 21ª conferenza sul clima, la sfida del terrorismo naturalmente, poi la guerra che è alle porte dell'Europa fra l'Ucraina e la Russia e poi un'altra sfida che ha troppo spesso dimenticato, quella del Mediterraneo. L'Europa si è troppo rivolta verso l'est fino ad ora e ha dimenticato di avere un ruolo preponderante invece anche rispetto al Mediterraneo e all'Europa è sempre spettato anche questo ruolo di collegamento fra il nord e il sud dell'Europa. Qui stiamo parlando di cifre dolorose di quanto è successo in Italia, però con la crescita economica e demografica dell'Africa, che è il continente che crescerà di più sul piano economico ma anche sul piano demografico e che conterà fra poco 2 miliardi di abitanti, se l'Europa non si preoccupa adesso di quello che succede al sud, ecco che i problemi di oggi, quelli che pesano sull'Italia o sulla Grecia, non saranno nulla rispetto a quello che succederà domani. Quindi Matteo ha assolutamente ragione nel dire che se l'Europa ha un progetto politico, però penso che sia un progetto anche di società, deve essere quello di rivolgersi al sud, all'Africa, basta con questi discorsi compassionevoli di buonismo, di aiuto allo sviluppo dei paesi africani, no, ci vuole un progetto fatto e finito per l'Africa, per sostenere l'Africa, penso a quella occidentale ma non solo, perché da lì proviene la maggioranza di questi migranti che non sono migranti politici, non necessariamente dei profughi o dei rifugiati politici, in molti casi quelli che vengono dal Senegal, dal Mali, dalla Nigeria o dal Camerun sono migranti economici ed è questo il progetto che dobbiamo elaborare, altrimenti avremo sempre questi problemi e l'Italia assolutamente deve poter godere della solidarietà degli altri paesi europei e quindi anche della Francia e Matteo ha ragione quando dice che questo argomento comincia finalmente ad essere trattato a livello europeo e considerato sia a livello diplomatico, devo dire che la vostra Mogherini, rappresentante, alta rappresentante, ha un grosso ruolo in questo, ma ci vuole anche una strategia di lotta ai trafficanti, di aiuto ai paesi di partenza dei migranti, ci vuole una strategia d'accoglienza per i profughi o i rifugiati o i migranti o i richiedenti asilo. Italia, state facendo concretamente abbastanza per aiutare l'Italia sul fronte dell'immigrazione? Ma stiamo lavorando anzi insieme, questa solidarietà ancora una volta è assolutamente dovuta all'Italia e troveremo anche le buone soluzioni a livello europeo con le giuste modalità. Il diritto d'asilo è un diritto indiscutibile, sancito dalle convenzioni internazionali e che i paesi dell'Unione Europea applicano già e deve esserlo sempre e ciascuno soprattutto deve poter accogliere i richiedenti asilo. Ci sono 5 paesi che accolgono un 75% dei richiedenti asilo in Europa, la Gran Bretagna, l'Italia, la Francia, la Germania e la Svezia, 5 paesi su 28 che accolgono il 75% dei richiedenti asilo. Ecco un argomento che deve essere messo sul tappeto e discusso fra gli europei, come aiutiamo l'Italia a fronteggiare questa ondata migratoria massiccia, come la aiutiamo a lottare contro i trafficanti. Bisogna essere pratici, pragmatici e la Francia ci parteciperà, ha già mandato una unità navale per raccogliere questi richiedenti asilo in Mediterraneo. È un problema umanitario gravissimo, quindi i nostri due paesi lavoreranno senz'altro insieme e non ci saranno differenze fra di noi, perché solo così in effetti possiamo concepire l'idea stessa di Europa. Economici, Les migrants économiques doivent avoir les mêmes droits que les demandeurs d'asile. Non, ne confondons pas. Le droit d'asile est un des droits majeurs
des conventions internationales. Si on commence à confondre le droit d'asile avec le problème des réfugiés qui ne sont pas tous demandeurs d'asile, je pense notamment à ceux que nous avons accueillis et qui viennent des camps qu'il y a en Jordanie ou au Liban, je parle des réfugiés syriens. Et si on les confond avec l'immigration clandestine, alors c'est la confusion absolue dans laquelle les populismes vont s'engouffrer, on confondra tous les sujets. Quand on fait de la politique, les mots, et quand on gouverne, les mots ont leur importance, il ne peut pas y avoir de confusion, même si nous devons regarder ces hommes et ces femmes, avec des enfants parfois, qui fuient la misère, les problèmes de santé, la guerre, comme des hommes et des femmes, comme des êtres humains, avec la compassion nécessaire. Et en même temps, nous devons mettre en place des politiques qui correspondent aussi à ce que nos peuples attendent et à ce que nous sommes capables de faire, c'est-à-dire d'accueillir, mais à condition qu'il y ait une répartition intelligente au niveau européen. Mais, encore une fois, s'il n'y a pas une aide massive pour l'Afrique, tout ce que nous raconterons n'aura aucun effet. C'est en Afrique que ça se joue d'abord. Presidente Renzi, sono quasi le 4 e mezza. Dalle 4:35 potevo rispondere sulla Liguria, su De Luca. Sì. Purtroppo. Questo è troppo facile, le la faccio subito se vuole. Mi ci vuole almeno un quarto d'ora di rispondere. Senta, siccome i nuovi populismi, no, sono in crescita in tutta Europa, in Francia, in Italia, cioè, per esempio alle prossime elezioni, quelle che cos'è oggi, venerdì, dopodomani, Salvini della Lega probabilmente aumenterà molto i suoi voti, una forza abbastanza populista è anche quella di Grillo, e sono comunque delle forze molto molto critiche con l'Europa, molto molto critiche con l'immigrazione, in particolare la Lega di Salvini. Quindi è d'accordo con questa ricetta del primo ministro Valls? E siccome lei ha detto prima che il 91% degli immigrati parte dalla Libia, allora con questa Libia cosa dobbiamo fare alla fine? Perché ci vuole un voto dell'ONU, l'Europa non è tutta d'accordo, il casino l'hanno creato i francesi con Sarkozy, per la verità, perché a tutti i costi avete voluto mandare via Gheddafi, è stato un errore. Dato anche una mano, eh? No, con Berlusconi è stata data una mano, lì c'è stato le Nazioni Unite e della NATO, e credo che è inutile riaprire la discussione. Ma adesso il problema c'è. Ricordare comunque che Gheddafi era un dittatore. Detto questo, sulla domanda sui populismi, in Egitto per esempio è un dittatore. Sui populismi e i rischio antieuropeista, io non posso parlare di Salvini e di Grillo, posso parlare di Marine Le Pen, nella logica del parlare dei paesi altrui. Io credo che sia un pericolo se in questi anni noi diamo dell'Europa un'immagine totalmente basata su burocrazia e austerità, perché questo è il miglior assist che possiamo fare in tutti i paesi a chi dice che l'Europa va distrutta. Ma però scusi, è cambiato in Italia. Il fatto che le opinioni pubbliche, sia francesi che italiane, che in praticamente tutti i paesi europei, considerino l'Europa, le politiche dell'Unione Europea come nemiche del loro benessere, della crescita, è anche colpa di voi politici e della classe politica dirigente che abbiamo e che abbiamo avuto, no? Perché se oggi la maggioranza degli europei sente l'Europa come un avversario. Io rappresento il partito che ha preso più voti di tutti alle ultime elezioni europee. Lo dico perché abbiamo preso 11 milioni e 200 mila voti. Sono molto soddisfatto che il secondo partito, la CDU tedesca, ne ha presi 10,6 milioni di voti. Per dire che, se devo parlare di opinione pubblica, avverto il peso di una responsabilità. Quello che vorrei dirle però è che sicuramente è responsabilità della classe politica, parlamentari europei, membri delle commissioni, membri del governo nazionale. Se l'Europa ha un po' smarrito lo smalto a cui faceva riferimento Manuel, l'Europa ha vinto il premio Nobel per la pace, deve decidere se è un premio alla carriera, come i vecchi giocatori che si ritirano per i 70 anni di pace precedenti,
o se è invece un invito a essere protagonisti nel mondo globale. Quello che segnalo per l'Italia è che un anno fa la campagna elettorale era no euro. Ve lo ricordate? Cioè, i partiti populisti, segnatamente Grillo e la Lega, dicevano no euro. La Lega Nord aveva nel titolo Lega Nord no euro nel titolo. Oggi, non posso parlare delle elezioni di domani, ma là dove ci sono candidati leghisti alla guida delle regioni, per intendersi, una, per non fare nomi, una qualsiasi regione che inizia con la V e finisce con Eneto, in quella regione il presidente di quella regione non ha mai detto fuori dall'euro, perché sa perfettamente che a distanza di un anno per le aziende del Veneto avere l'euro e potersi giocare la carta dell'export è un elemento di forza straordinario. Non si parla più dell'euro come il nostro nemico in Italia, perché in un anno è cambiato qualcosa. Sì. In un anno questa percezione ha iniziato a cambiare. Qual è il nostro problema? E termino. Ovviamente c'è una situazione che è molto più impellente a livello di cronologia in Francia, perché si voterà prima, si voterà nel 2017, e quindi tutti noi abbiamo interesse a che ci sia una Francia governata da una forza, nel caso nostro dal Partito Socialista Francese, che ha i valori dell'identità e della cultura europea dentro il proprio DNA. Ma parlo per me, parlo per i nostri. Qual è il problema italiano? E finisco. Che la diseguaglianza non è soltanto tra generazioni o tra, virgolette, si sarebbe detto classi sociali. Noi abbiamo due Italie. Noi abbiamo l'Italia di queste terre che ha dei ritmi di crescita che sono superiori alla Germania. Poi guardate le performance di Emilia Romagna, di Veneto, del Trentino, dell'Alto Adige. Sono performance che sono paragonabili alle regioni più avanzate della Germania. E poi c'è, in un'altra parte del paese, segnatamente il Mezzogiorno, un livello di blocco che ci fa molto più simili al fanalino di coda dell'Europa. La diseguaglianza in Italia non è soltanto tra livelli di reddito, tra generazioni e tra lavoratori, è tra aree geografiche. Questo è un elemento che richiederebbe centinaia di discussioni, perché risale al 1861, risale a un dopoguerra e anche agli anni 90, in cui si è preferito l'assistenzialismo alla crescita, si è preferito insistere su un modello economico clientelare perché dava consenso politico anziché avere il coraggio di fare le scelte. Ecco, e quindi? Io termino da dove sono partito. Per me la sinistra non è quella che fa i convegni, la sinistra è quella che riduce le diseguaglianze dando a tutti le stesse libertà e le stesse opportunità. Ma quando io dico che la sinistra riduce le diseguaglianze, non dico che tutti devono arrivare allo stesso punto. Per me la sinistra è consentire a tutti di partire dalla stessa direzione, dal figlio dell'operaio al figlio del padrone, e poi se la giochino. Ridurre queste diseguaglianze è il compito della sinistra riformista in Italia, anche a livello geografico. Presidente Renzi, quindi no, riprendo un attimo il microfono. Adesso siamo in chiusura. Quindi siete tutti e due al governo da poco più di un anno. Vorrei che mi diceste, prima lei, qual è stata e qual è la cosa più difficile. Una cosa, la più difficile. Difficile. La cosa più difficile è legata agli eventi ed è quella di governare un paese che è di fronte ad una minaccia di terrorismo senza pari, senza precedenti. C'è poi l'economia nonché la riforma sul piano educativo, sociale, poi l'idea che uno si fa della vera uguaglianza. Sono d'accordo con Matteo nel dire che noi vogliamo rappresentare queste pari opportunità, queste pari condizioni di partecipazione alla vita sociale, però la cosa più difficile in assoluto e forse la sfida principale in effetti a cui deve saper rispondere la sinistra è quella della crisi di identità che attraversa la nostra società, perché il populismo avanza rispetto alla crisi dell'Europa, anche rispetto alla crisi economica, ma anche perché c'è una forte crisi di identità e di fronte alla minaccia del terrorismo oppure al problema dell'euro, al ruolo dell'Islam all'interno delle nostre società francese oppure europee eccetera.
sinistra, ecco che la sinistra deve essere a sua volta in grado di rispondere a queste sfide. E quindi questa è secondo me la cosa davvero più difficile, ma anche allo stesso tempo la cosa più appassionante che ci aspetta noi come politici. E poi io naturalmente so che Matteo sta riflettendo molto su questi aspetti, ma il messaggio della sinistra è di non dimenticare mai questi valori fondamentali, ma anche di rivolgersi non tanto ad una sola categoria di cittadini, non ad una sola classe sociale, bensì a tutte le classi sociali. Dobbiamo parlare agli operai, agli insegnanti, ai dirigenti d'azienda, ai creativi, a coloro che creano ricchezza, e a tutti dobbiamo saper rispondere sensibile alle loro esigenze, dando loro una risposta che è anche di sicurezza. E se riusciamo in effetti a incarnare questo progresso e questa sicurezza, ecco che la sinistra a quel punto può ritrovare un certo dominio anche intellettuale, una predominanza culturale direi nella società che attualmente le manca. Io credo che Renzo ed io ci riusciremo, perché sinceramente credo che abbiamo questa idea di saper parlare a tutti, ed è questo che forse ci consentirà di ricreare in fondo una sinistra che ridia speranza. Renzi, telegrafico, la stessa domanda a lei. È al governo dal febbraio del 2014, la cosa più difficile in questo anno di governo? Condivido totalmente quello che ha detto Manuel, io dico, condivido totalmente quello che ha detto Manuel, però questo è il punto fondamentale. E scoprire che la parola identità è una parola positiva, a sinistra è una partita complicatissima. E l'identità è la più grande sfida che noi abbiamo di fronte, sarebbe interessantissimo discuterne. Parliamo l'anno prossimo. No, beh, prossima... sul ruolo della religione, interessantissimo, e l'identità, sono d'accordo con lei, veramente. Anche perché questo è il vero punto, perché l'integrazione è possibile solo in un paese che ha una forte identità, ma il contrario dell'integrazione non è l'identità, il contrario dell'integrazione è la disintegrazione. Sì. E questo sarebbe interessante come tema da discutere, però chiudo molto più banale rispetto alle bellissime per considerazioni lei la cosa più che ha fatto Manuel e che dovranno vedere Francia e Italia protagonisti anche sul profilo delle politiche culturali, su cui abbiamo molto da copiare da loro e anche qualcosa da portare come esempio. Ma vengo alla risposta alla domanda secca: la cosa più difficile, quella che mi fa più paura, ma anche quella che ho più voglia di affrontare, ed è ormai questione di settimane, è la riforma della pubblica amministrazione. Quando io vedo che alcune pubbliche amministrazioni si parlano tra di loro dandosi del lei e del voi, cioè considerando loro stesse come soggetti autonomi, repubbliche autonome all'interno della Repubblica Italiana, io dico: non so quanto ci metteremo, costerà del tempo, costerà della fatica, ma noi il sistema della pubblica amministrazione lo rifacciamo e lo rimettiamo in ordine, perché questo è un problema di dignità per le italiane e per gli italiani. E quindi per domenica è fiducioso. Mi dica solo se è fiducioso. È fiducioso adesso o no? Facciamo, posso fare un breve speech sul futuro dell'Italia tra la Liguria e la Campania? No. Fiducioso o no? Ottimista o no? Come sempre sì. Grazie. Grazie, grazie Primo Ministro Valls, grazie Presidente del Consiglio Renzi. Grazie.